Allora, ma giovani amici di Facebook, oggi parliamo di cuffie. Non abbiamo ancora mostrato neanche una qui in Cauto Unboxing. Ne abbiamo cercata una tra quelle più, diciamo, votate, commentate, acquistate su Amazon, come rapporto qualità-prezzo, ovviamente, visto che è quello che facciamo di solito. Queste sono cuffie da solamente 20 euro, sono in offerta in questi giorni, non costerebbero molto di più in realtà. Di listino mi sembra che siano 29, però adesso sono a 20 euro ancora meglio. Sono della Sennheiser, quindi Marcona. Tiro fuori subito. Questa è come arriva da Amazon, come al solito, come sapete. Butto via questo. E arrivano in questa scatola. Si chiamano HD201 Sennheiser, come vi dicevo. Vi dico anche un po' di dati tecnici, diciamo, una risposta in frequenza da 21 a 18 mHz, quindi non proprio incredibile. Un volume massimo di 108 decibel, un'impedenza di 24 ohm. Sembra molto leggere perché pesano 165 grammi. Hanno jack cuffie sia da 3,5 che da 6,3, per intenderci quello grande, e hanno un cavo molto lungo che potrebbe anche essere uno svantaggio. Chiaramente sono cuffie da ascolto in camera, soprattutto sono cuffie chiuse. Esteticamente dovrebbero essere abbastanza gradevoli. Ve lo dico tra un attimo. Dentro la scatola non c'è altro a parte quello che state vedendo adesso. È molto semplice. D'altronde, ripeto, sono veramente super economiche, cioè 20 euro spedite. Sì, c'è un adattatore chiaramente per il 6.3, che è qui. Contatto in oro. Il cavo è veramente molto lungo e non è una prolunga, è proprio il cavo delle cuffie, quindi se pensate di utilizzarle con un lettore portatile, non so, l'iPhone o l'iPod o quello che è, usarle in giro, effettivamente un cavo di 3 metri può risultare davvero molto scomodo. Sono, da quello che leggo, molto comode. Adesso le provo al volo, ve lo dico subito. Effettivamente sì, sono imbottite sia gli auricolari, chiaramente, e questo offre un buon isolamento. Sono cuffie chiuse, come vi dicevo, non cuffie aperte. Sono imbottite sia sugli auricolari, dicevo, che qui sopra, sull'arco che tiene insieme gli auricolari. Sono molto semplici, chiaramente. La plastica mi sembra comunque di qualità discreta, per non dire buona. Sono regolabili, ovviamente, per le diverse misure. Che dire, se cercate delle cuffie molto economiche con un rapporto qualità-prezzo davvero egregio, queste Sennheiser, come si chiamano? HD201, queste Sennheiser HD201, direi che sono il prodotto giusto. Le proveremo chiaramente nei prossimi giorni. A giudicare dalle recensioni di Amazon sono davvero ottime, come sempre, come rapporto qualità-prezzo, ovviamente. I pro in generale sono il prezzo, ovvio. Gli alti e i bassi, calibrati adeguatamente, ma questo è Sennheiser che ci ha sempre abituato bene. Quindi in generale un audio buono, non aspettatevi chiaramente il massimo del massimo. La risposta in frequenza non è eccezionale. Sono comode e leggere, 165 grammi sono davvero pochi. Sono belle imbottite soprattutto sopra e ai lati, dove poi toccano la parte superiore della testa e quella laterale con le orecchie che finiscono dentro ai padiglioni. Sono ben isolate e la qualità della plastica mi sembra buona. I lati negativi sono forse il volume generale, 108 decibel non è eccezionale, però da ascolto in camera o in studio è più che sufficiente. E questo cavo davvero molto lungo, che può essere una mega figata per chi le usa in casa o in studio, però in realtà diventa una roba veramente super scomoda per chi invece le vuole utilizzare in giro. Questo è tutto, queste sono le Sennheiser HD201, grazie ragazzi, se vi piacciono i miei unboxing, i miei consigli, mettete like, fate share e se volete comprare cu queste cuffie o altro su Amazon utilizzate per cortesia il link che è in descrizione, così ci date una mano e ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao ragazzi!